One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Quante volte avete sentito la definizione di circo Barnum, che nel linguaggio corrente sta a indicare un momento di grande confusione causato da situazioni e personalità molto diverse fra loro? Il film di cui parliamo oggi racconta la vera storia del circo Barnum, un sontuoso, sgargiante, variopinto spettacolo ottocentesco che ha rivoluzionato e ampliato il concetto di circo a tre piste, portando a trasformare un'esibizione da sagra di paese a evento composito, in grado di accogliere decine di migliaia di spettatori, mentre contemplano contemporaneamente la presenza di animali, donne barbute, nani e ballerine. Questo film è un musical dotato di un'energia coinvolgente, che almeno nella forma si rifà alla tradizione del Moulin Rouge di Baz Luhrmann, perché prevede la presenza di attori cantanti, coreografie complesse ed effetti speciali. Vanta inoltre una grande presenza della musica, che viene eseguita dagli attori del cast, supervisionata e composta in alcune parti dagli autori del musical La La Land. Perciò non aspettatevi una fedele biografia, ma un racconto romanzato basato su alcune verità storiche. Il film si intitola The Greatest Showman. Tra i protagonisti troviamo Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron, Rebecca Ferguson e tutti diretti da Michael Gracie. Barnum è un impresario che ha avuto un'infanzia triste e complicata, ma che attraverso il suo lavoro trova il riscatto e la possibilità di allontanare i fantasmi della sua infanzia. È un uomo d'affari cinico e scaltro, e un giorno si mette in società con Philip, un drammaturgo, con l'intento di rivoluzionare l'idea del circo per farlo diventare uno spettacolo enorme, che unisce la tradizione circense a quella dei cosiddetti fenomeni da baraccone. Quest'ultimi sarebbero alcune persone caratterizzate da difetti fisici che diventano un'attrazione vera e propria. P.T. Barnum, al vostro servizio. Sto organizzando uno spettacolo e mi serve una stella. Ognuno di noi è speciale e nessuno è uguale a un altro. E questo è il senso del mio spettacolo. Pronti? Cominciamo. L'idea sembra funzionare quando i due soci cominciano a subire il fascino di due donne, la trapezista del circo Ann e la cantante soprano Jerry Lind, detta l'usignolo svedese, di cui Barnum è l'impresario. Ma oltre alle complicazioni sentimentali, l'intero film si poggia sull'urgenza del protagonista, la necessità di sfidare i limiti e buttarsi in avventure che risultino migliori delle precedenti. La voglia di stupire di Barnum, il bisogno di intrattenere e meravigliare gli astanti, nasconde il vuoto che lo pervade nel suo intimo sin da quando era bambino. Nell'ambito di queste dinamiche si sviluppano colpi di scena, spettacoli e illusioni, delusioni e disgrazie, tutto servito come un grande cocktail, il cui ingrediente principale è il ritmo. Insomma, stiamo parlando di una vicenda che non mancherà di stupirvi ed entusiasmarvi. Malgrado un'accoglienza tiepida della critica, la pellicola ha incassato 435 milioni di dollari in tutto il mondo, segnale di come questa storia sia stata accolta bene dal pubblico. Probabilmente ci si aspettava di più in termini di raccolta premi, ma non sempre le aspettative vengono degnamente soddisfatte. The Greatest Showman è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 3 su 5, popcorn 5 su 5. Lo consiglio perché vi sfido a non conoscere alcune delle canzoni di questo film. Buon divertimento! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.